TV, partiamo come sempre dalla cronaca cittadina. Anche in Italia si vuole introdurre il reato di tortura, tutti d'accordo, se non che comporterebbe restrizioni tali di fatto da legare le mani alla polizia. A lanciare l'allarme è stato ieri il giornalista Andrea Morigi su Libero, lo ha contattato per noi Mauro Faverzani. Islam in Europa, riaccendere il dibattito, ha provveduto il titolo dell'articolo apparso ieri in prima pagina sul quotidiano Libero. C'è un pazzo assassino al giorno e la Boldrini vuole disarmare la polizia. Cosa accade? Semplicemente si vuole introdurre anche in Italia il cosiddetto reato di tortura. Tutti d'accordo, se non che in esso pare rientrino ad esempio anche le perquisizioni notturne dei sospetti, terroristi compresi, perquisizioni che di conseguenza sarebbero vietate, oltre a tutta una serie di restrizioni che legherebbero di fatto le mani agli inquirenti. Ne parliamo con l'autore dell'articolo, Andrea Morigi, che abbiamo in collegamento telefonico. Non poterli controllare, non poterli espellere, significherebbe abbassare la guardia. Di fatto, poi per intervento del ministro dell'Interno Alfano, per l'intervento delle opposizioni di centrodestra, questo disegno è slittato ed è slittato, pare, al 4 agosto. Non ha perso l'occasione di sostenere l'importanza dell'approvazione del reato di tortura, sostenendo che non va contro la polizia, ma sarebbe a favore di tutti. In realtà la polizia in questo caso si troverebbe disarmata e disarmare la polizia significa armare i terroristi in pratica. Intanto in Lombardia e anche nel Cremonese infuria la polemica politica dopo la decisione del presidente Maroni di dare un'interpretazione restrittiva della cosiddetta legge anti-moschee dopo i fatti di Nizza. Lei cosa ne pensa? Sembra uno scioglilingua, ma non lo è. Procedura di evidenza pubblica. Su questo il Comune di Cremona punta per il futuro del canile. In 10 anni di affidamento diretto, la struttura è costata all'ente locale 153.000 euro. Troppi, così ora si vuole voltare pagina il servizio. Canile di Cremona si volta pagina dopo 10 anni di affidamento diretto costati al comune proprietario della struttura 153.000 euro. La giunta Galimberti ha deciso di ricorrere per l'assegnazione ad una procedura di evidenza pubblica, chiedendo ai candidati massima trasparenza e nuovi servizi. Entro domani la clinica del Carne San Francesco di Brescia, unica concorrente al bando precedente, quello di maggio, dovrebbe far giungere le proprie osservazioni. A far problema il fatto che sia priva del canile sanitario pur richiesto. L'attuale gestione è stata intanto prorogata sino a settembre. In consiglio comunale Marcello Ventura di Fratelli d'Italia invoca che il canile resti a Cremona e alza il tono della polemica dicendosi in attesa delle risposte del comune che, aggiunge, non arriveranno mai. Presa a pietrate prima, abbandonata a se stessa adesso, un piccolo angolo di storia cittadina lasciata andare, vediamo quale in questo servizio. Un angolo particolare di Cremona, via Carnevali Piccio, magari meno conosciuta di altri, ma in cui c'è tanta storia e mura antiche che parlano di una città che è stata. Su queste mura una santella con l'effigie di una Madonna. Le santelle sono opere non di valore inestimabile, ma storico e caratteristico, sì. Non è difficile trovarne anche in altre zone della città. Questa in particolare è passata alle cronache per essere stata presa a pietrate, poi lasciata andare e infine abbandonata al punto da essere quasi completamente ricoperto dal verde. Un piccolo grande peccato ai danni dell'arte e della storia cremonese. Siamo alle notizie dall'Italia. Antonio Di Stazio, 60 anni, il vigilante è scomparso l'11 luglio in provincia di Arezzo, nella zona di Badia Alpino, con 50 kg d'oro e poi riapparso martedì scorso a Lucca senza il prezioso metallo. È stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Arezzo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
dal GIP. L'arresto è stato disposto dopo che è stata modificata l'ipotesi di reato, passata da appropriazione indebita a furto aggravato. Il vigilante era scomparso mentre stava effettuando il servizio in compagnia di un collega. Quando quest'ultimo era sceso dal furgone per ritirare l'ultimo carico di stazza, era sparito con il furgone, ritrovato poi nei paraggi, ma con la cassaforte vuota. Dopo una settimana in cui non aveva dato notizie di sé, il vigilante è ricomparso martedì a Lucca con il suo avvocato Marco Treggi. Le indagini vanno avanti per tentare di individuare eventuali complici e localizzare loro scomparso. Il vento sta ravvivando i focolai spenti stamattina sulle pendici del Vesuvio e sta dando nuova forza all'incendio che da qualche giorno sta tenendo in apprensione gli abitanti di diversi comuni della zona. In un primo momento si era ritenuto che le fiamme fossero sotto controllo. Le squadre di terra del servizio antincendio regionale hanno risalito il versante per individuare ed estinguere i roghi, mentre è continuata per ora incessante l'azione degli elicotteri. Numerosi post pubblicati dai cittadini sui social network con video, foto e commenti di denuncia e preoccupazione. Siamo alle notizie dal mondo. Un'operazione antiterrorismo è avvenuta questo pomeriggio nei pressi di una moschea a Argenteuil in Val d'Oise, nell'Interland parigino. È quanto riferiscono i media francesi. L'operazione non è legata alla strage di Nizza, ma era volta ad accertare un'informazione anonima su un progetto d'azione violenta. Le teste di cuoio sono intervenute sul posto nei pressi di una moschea e di una libreria islamica. Dopo il lungo fermo prima a Nizza e poi presso la sezione antiterrorismo di Levallois-Perret alle porte di Parigi, i cinque sospetti fermati nel quadro dell'indagine sull'attentato di Nizza sono stati trasferiti al Palazzo di Giustizia della capitale per la prima comparizione davanti al giudice. Si tratta di quattro uomini e una donna, il sesto fermato è stato invece rilasciato l'altro ieri sera. Siamo allo sport, due colpi di mercato a stelle e strisce nella Serie A italiana di basket. La Dolomiti Energia Basket Trentino annuncia di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2016-17 con il centro statunitense John Jefferson, già visto a Mantova e Varese, mentre l'anno passato ha giocato in Turchia. L'Auxilium Torino ha invece ingaggiato l'americano Jamil Wilson, alla ala di 201 cm per 104 kg, e alla sua prima esperienza europea. Formatosi nella Marquette University, la scorsa stagione ha vestito la maglia dei Texas Legend in D-League. Cambiamo argomento, è ora di rivolgersi al Tribunale Civile, lo ha dichiarato il ministro dello Sport russo Vitaly Mutko dopo la bocciatura da parte del TAS del ricorso contro il bando olimpico da Rio 2016 sancito dalla IAAF nei confronti degli atleti russi. Il Tribunale, ha detto il ministro, ha emesso una sentenza che viola i diritti degli atleti puliti, creando così un precedente. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG di Cron TV torna come sempre domani alle 18, mi non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.